Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo. Ieri è stato approvato il documento di economia e finanza regionale. Lo avete definito un documento senza anima, perché? Allora, intanto perché è il documento più importante della legislatura Marsilio, 2021-2023, dei 4 miliardi di euro del Recovery Fund e della programmazione 2021-2027 non c'è traccia, non lo hanno discusso con nessuno. In secondo luogo perché è una riedizione del vecchio piano che avevamo fatto noi come giunta di centrosinistra ormai 5 anni fa. Tant'è che è soltanto l'aggiornamento per quanto riguarda quel piano dell'utilizzo delle risorse della programmazione europea precedente e del master plan. In terzo luogo perché non c'è scritto nulla per quanto riguarda la sanità. Siamo arrivati ormai al 2021 e si scrive sul piano 21-23 che bisogna approvare il piano 2019-2021. Con ben 2 anni di ritardo non c'è ancora traccia della programmazione sanitaria e che non ci sia traccia della programmazione sanitaria è quanto abbiamo rilevato in questa sciagurata gestione dell'emergenza Covid, ormai finita su tutte le cronache nazionali da parte ovviamente di questa giunta e del suo presidente Marsilio. Voi avete fatto delle contestazioni anche nel merito, cioè nell'utilizzo poi dei fondi all'interno di questo documento che è propedeutico poi all'approvazione del bilancio. Assolutamente sì, perché nel bilancio si iscrivono purtroppo 50 milioni di euro di tagli. E il fatto di non avere nessuna visione sul futuro, neanche sulle risorse che stanno per arrivare dall'Europa, la dice lunga di quanto e su quanto questa maggioranza sia profondamente divisa al proprio interno, incapace di governare, con interessi molto spesso messi al servizio di Marsilio e del suo partito e purtroppo troppo poco spesso messi al servizio di un'intera comunità. Abbiamo voluto anche rilanciare la nostra posizione, ma anche la nostra disponibilità a ragionare insieme alla maggioranza sull'utilizzo delle risorse europee che stanno per arrivare e che a mio avviso deve cogliere il governo regionale, il consiglio regionale, l'istituzione regione pronta, perché sono debiti, sia pure a tasso molto agevolato, che però andremo a caricare sul futuro dei nostri figli. Quindi scrivere una pagina diversa, investire per rilanciare l'economia è non solo un diritto, ma soprattutto un dovere che questa maggioranza purtroppo non sta portando avanti. Cosa vi aspettate nella discussione poi del bilancio vero e proprio nei prossimi giorni? Poco purtroppo perché già lo scivolone di ieri sera sul caso Nico Romito e su quella sveltina che hanno confezionato, anche mancando di rispetto, a dire il vero, rispetto allo chef stellato e alla sua scuola, fanno vedere, fanno emergere le profondissime divisioni. È un bilancio, come accennavo, con 50 milioni di euro di tagli, con un 8% lineare, tranne ovviamente che per il Festival dei cartoni animati e per il Napoli Calcio, che sono gli impegni di Marsilio, e che taglia dappertutto, dal sociale al diritto allo studio, dai trasporti per arrivare ovviamente alle spese per il rilancio dell'economia, dove per le imprese con il bilancio di previsione non c'è nulla. E aggiungo in coda che è un bilancio illegittimo, se non lo correggono verrà certamente impugnato, perché addirittura con entrate incerte, probabili, dicono, possibili, finanziano spese obbligatorie. Questo è illegale, illegittimo, sarà sicuramente impugnato. In fondo anche una guerra tra Giunta e Consiglio. La Giunta porta al Consiglio un disegno di legge dove cancella gli uffici finanziari del Consiglio e cancella il potere emendativo dei consiglieri perché è rimesso a una valutazione, secondo la Giunta, emendamento per emendamento, del Collegio dei Revisori. È evidente che c'è una guerra in atto della maggioranza e si salvi chi può, soprattutto si salvi l'Abruzzo da questa guerra così strisciante.